Dread per motivi personali. Personali e tecnici, non so se ci sarà. Ma dov'è? In questura. In questura, Matteo Picarazzi. Facciamo entrare? Facciamo entrare il primo ospite, Paolo Cannone! Bando alle ciance e che entri il nuovo ospite. Che famo, raga? Iniziamo a vloggare un pochetto. Fai 08. Sì, e basta. Il 26, arrivo in hotel. Non faccio gli ebrei, sono il nuovo dread. Perché sei il nuovo dread? Perché sono il nuovo dread? Lo dici nella canzone? No. Dico, sono il nuovo trend. Perché dread? Sono il nuovo dread. Vai a ripartire l'ultima parte dove dice ma sono il nuovo così dread. Forte, non così forte perché sono entrato proprio con la cassa. Non faccio gameplay, sono il nuovo Dread. Ah, perché dice un dissing a Dread. Ma Dread non è venuto allora, qua perché allora mi metto io al posto di Dread. Ma si è offeso Dread? Si è offeso e non è venuto apposta. Okay. Allora mi chiamo Paolo Marcucci, in arte Paolo Cannone, faccio di lavoro lo streamer. Fa ridere. Fa ridere perché non è un lavoro non vero. Non è un lavoro come l'operaio. Sono Edoardo Esposito, in arte sul web Sespo. Dopo che ho fatto 100.000 iscritti ho iniziato a portare videoblog, ho visto che funzionavano e continuo a fare vlog. Ti ricordi lo spot che volevi fare? Sì, puoi farlo. Vanessa Massaggi e Ken Massaggi. È la sua ragazza che fa i massaggi. Esatto, fa massaggi. Con delle sue amiche. Esatto. Questo è il sunto. È molto brutta e mi sto adirando. Ovunque si sposta Rosalba nella sua carriera youtubica o internet, sposta anche dei numeri. Questa coppia è amore o promo? Guarda, amore. Commenta quello che stiamo facendo noi in live. Va bene, allora adesso siamo seduti con più enfasi. 5 batte 2. Sta vincendo una partita di LOL in questo momento. È in vantaggio di nuovo. Si alza e su. Sulla sedia. È sul tavolo. Non si può permettere, ma lo fa. È casa sua. Si appende al muro. Potrebbe rompere tutto lo studio. Attenzione, ora cade e muore. Si rompe la testa. Non so. Affronteremo l'argomento aspetto contro contenuti. Ma quindi, Sespo, ti senti bello? No, carino. Secondo me gli stanno molte azioni più belle di me. Tu ti reputi uno dei tanti streamer o il migliore? Allora, se io mi ritenessi uno dei tanti sarebbe già di per sé un atteggiamento un po' sfigatello. Eh sì, io mi ritengo bravo in quello che faccio, non mi ritengo il migliore perché si può sempre fare meglio. Su YouTube ormai esiste tutto. Sì. Ad esempio, Awed. Awed. Sì. Simone Pacella, la crisi di identità. Tempo fa io avevo iniziato una serie, si chiama 100 cose a fare prima di morire. Sì. Dopo un mesetto che avevo iniziato io, l'ha iniziato anche lui. Ok. E prima di poi 5 anni fa. Però no, non è un disco, perché lo conosco Simone, quindi okay. Bella. Simone Pacello, però... non fotti Vogliamo rivalutarti l'immagine, così che anche tu posso avere un'utenza perché mi era più l'aspetto fisico, ma no, puoi provare a competere con... No, vorrei capire quello che state provando a dire voi. Secondo voi io sono brutto? Sì, comunque abbiamo un non si può lavorare. La domanda principale è: più importante il contenuto o la bella confezione? No, la bella confezione in che senso? Aspetta. Il bel faccino, il bel editing. Ovviamente il contenuto, però se c'è... Il colore. Il contenuto è importante, però ovviamente se c'è tutto quello che hai detto è proprio perfetto. E facciamo entrare il nostro grande esperto che ha portato per te l'oggettistica per rivalutare l'immagine, il nostro Vlad, direttamente da Striscia la Notizia. Allora, vi ho portato questa felpa con una scritta che non voglio pronunciare, quindi avrà un appeal più sui giovani. E poi abbiamo un paio di occhiali. Ma tutta la live sarà così? Sì. Devi confrontarti con un blogger. Ok. Grande. Ma praticamente questo è l'intro di un video di Yotobi. Spoiler. E abbiamo Dread! No, ok. Sei bello. Abbiamo il nuovo Dread. Prima di iniziare non dico musica di Mad World. Basta. Mettiamo una colonna sonora. Salve, questa è struttura. No, non è vero, questa è mostarda. Ma Sespo, quindi mostarda è veramente soltanto tu che parli davanti a uno sfondo bianco? Sì, pensa se fossi morto. Ma non siamo qui a parlare della mia vita. Fuga di cervelli. Per esempio, Victor Ladlo 88. E chi mi segue da un po' sa che ne ho vista abbastanza.
Grazie, Yotobi. Adesso la prossima parodia dico sono il nuovo Yotobi. Ok, perfetto. Wow, ragazzi. Che ci tocchi. What the fuck? Dove stai andando, Andrea? Ah no, niente, volevo fare qualcosa. Ok. Abbiamo una piccola sorpresa per la tua rivalutazione dell'immagine. Abbiamo qui con noi un fotografo. Fotografo? No. Cesco, fai una foto insieme a Paolo. In maniera macia. In maniera macia. Mani in tasca. Mani nella mano, per favore. No, 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 macio, macio, macio. Pose, Paolo. In questo istante davanti ai miei occhi. Questo non era contemplato. Ok, credo che abbiamo dato visibilità in maniera gigantesca. A Paolo, a Paolo. Sono sicuro che i like arriveranno anche a me. Paolo, hai visto un po' dei video di Sespo prima? Non penso che... E hai detto però la lasciamo perdere questa cosa. Se tu avessi l'età di Sespo, faresti i suoi stessi video o faresti quello che fai adesso? Allora, innanzitutto io non ho la capacità di parlare davanti alla... Ma perché non sei sicuro di te, del tuo aspetto fisico? Io ho paura del mio aspetto fisico, innanzitutto, sì. Ah. Perché da piccolo... Sono riuscito a dire la live di Sapio. Come si dice? Mauri, aspetta, lo tratto io. Paolo, non ti preoccupare, ci sono qua io. Comunque... Tu hai detto che non sai parlare davanti a una telecamera, ma se ci parli per ore e ore non mi sembra coerente questa allora, cosa. Allora, ti posso dire una realtà davvero sconcertante? Che se io mi metto a fare un video per un compleanno di un fan, una roba del genere, ci metto mezz'ora per 10 secondi. In live è... mi sento... Senti la pressione? No, per niente. Chi guadagna di più? Lui. Tu. A me guadagna. Guadagnerà sui 4.000 euro al mese. No, non è vero, guadagna molto di più. Paolo. No, no, solo con le sponsor. Secondo me guadagna di più voi che tutti e due. Bravo, cambiamo l'argomento. Tanto guadagnate voi allora. Vabbè, stiamo andando fuori tempo. Comunque, chi è nella parte del giusto, secondo voi, moralmente parlando? Perché lui, non essendo nessuno, probabilmente guadagna più di tutti noi messi insieme. Creato lui. Quindi adesso la live è diventata Paolo, è uno che fa i soldi e non se lo incula nessuno. E attacchiamolo. No, diciamo no, che... Omi, grazie di tutto, è stato un piacere essere presente. No, allora, io lo capisco. Omi, grazie. No, capisco la posizione. Voglio negoziare. Devi stare calmo, devi stare calmo. Capisco la posizione di Andrea perché nel momento che è partita questa live si sta affezionando molto a Sespo e noi è andata giù l'affermazione che hai avuto prima. Ma io non ho fatto nessuna affermazione. Ah sì, 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 l'ho fatto. Che affermazione che la... Sespo meriterebbe di essere ucciso, come? No. Cos'è che hai detto prima? È un tipo di contenuti che non guarderei apposta, chiaramente, perché non mi piace, chiaramente in questo senso. Ma non vuol dire che è un contenuto che non vada bene, è un tipo di intrattenimento diverso. Come uno che si guarda un programma televisivo tipo Temptation Island, uno che si guarda Grande Fratello, uno che si guarda Rai Storia su... Ma dice che i ritardati lo guardano. A parte che non mi sembra lui di per sé un ritardato. No, i fan. Ah, ma... sentito? Detto, non mi sembra un ritardato. No, no, avendoci parlato un'ora... non è il tipico faccia pulita, stupido che non capisce nulla. E questo mi sembra che l'hai... Altrimenti Omi ti darebbe molto più addosso di cattiveria. Non l'ha fatto. In realtà sì. Sei stato cattivo nei suoi confronti secondo te? Secondo me no. Fra due anni ok, non mi vedo magari su YouTube. Però se non sbaglio niente, se comunque continuo a far numeri senza far cazzate e a fidanzarti con le persone giuste, riuscirai a guarda, fare guarda, posso dirti la verità. Non già è un'altra brutta. No, a parte no. immagino. No, ma sì, in realtà non è quella con più follower che ci ha provato con me. Dico solo questo. E te lo sai. Ma quindi, chi? Questo è marketing. Voglio il nome. I nomi ma tra chi? I vari influencer. Dico i solo nomi. Questo. Diciamo i nomi. Chiara Ferragni. Diciamo i nomi. Perché no? Perché non ha risposto? Diciamo i nomi. Sarebbe devastante. Oddio, è bellissimo. Almeno c'è il titolo, capito? Chi sono sti nomi? Non li so. No. Io sinceramente... Sei single. La prima volta. Cosa? Tra pochi minuti sei single. Almeno c'è il video, capito? C'è il video. Il nome sono Ferrari. No, no, io non dico nessun nome. Poi non dico niente. Rido e basta. Vabbè ragazzi, la live finisce qui, ma io vorrei concludere. Vai via. Visto che mi è piaciuto tantissimo il momento prima mostarda. Ok, io ti inviterei qui al centro. Ti lascerei un ultimo testo. No, è troppo lungo. È qualcosa di meraviglioso. È un epilogo da desiderarsi devotamente. Morire, dormire,
dormire, forse sognare. Ah, c'è l'ostacolo, perché in quel sogno di morte il pensiero dei sogni che possano venire. Quando ci saremo staccati dal tumulto della vita, ci rende esistanti. Altrimenti chi sopporterebbe le... se spegne la luce non riesco a leggere.